andiamo per la solita direzione? Senti, figlia, ho pensato che non sarebbe male se andassi a stare un po' con tua zia. Come? Vuoi lasciarmi a terra? Non voglio, devo. Sono stufo di sentirmi dire che non ho saputo allevarti. E poi non mi piace più vederti fra la ciurma vestita come un maschiato. Ma sei sempre stato così. Sei tu che mi hai insegnato a governare il battello, ad arrampicarmi sulle sartie, a tenere una spada in mano. Perché sono un vecchio matto, ecco. Ma tua zia mi ha aperto gli occhi. Ah, è stata lei. Me lo dovevo immaginare. Guarda, Sandra, guarda cosa ti ho portato. Ti piace? E io? E io dovrei mettermi questa cosa addosso? Ma tua zia ha detto che è tanto bello. Ma il diavolo, quella vecchia strega! Calma, calma, sta calma. Via questo straccio! Cosa volete? Chi è il capitano di questa nave? Sono io. Che merci hai a bordo? Palle di lana grezza, vado a rivenderle a Venezia. Bene, dobbiamo confiscare un terzo del carico. Come? Ordine del duca. Ma non potete, volete rovinarci? Procedete. Questo è un sopruso, una abuso di potere. Ma da quel che dici, capitano? Via, levati di mezzo! Ragazzi di mafia! Capitano! Svelti! Gardieri a posto! Porta Sandra! Lava! Togliete la